Quella che vi racconterò ora è una storia di vita e di autismo in 200 secondi. Io mi chiamo Roberta, lui è il mio compagno Beppe e lui è il piccolo Totò, nostro figlio Antonio. Antonio ha un disturbo dello spettro autistico. Che cos'è? È un compagno scomodo che nessuno ha invitato. All'inizio c'è stato il grido "perché proprio a noi?". Fu io che iniziai a capire. Lo lasciavo dalla nonna e lo salutavo, ma restava indifferente. E allora entravo in auto e piangevo. Poi una mattina in auto iniziai a chiamarlo. "Antonio!" Forte. Avrei spaventato anche il diavolo con quell'urlo. Ma Antonio continuava a guardare fuori dal finestrino, semplicemente. Quando Antonio aveva 18 mesi, un vecchio professore mi dette una pacca sulla spalla destra e mi disse: "Coraggio, signora, qui siamo nel girone dell'autismo". Nonostante quella pacca fu delicata, nonostante siano passati 3 anni, ancora di quella pacca conservo il livido. Fatica. Tanta. Con Beppe abbiamo passato dei momenti davvero difficili, devastanti. Ci siamo riavvicinati da non tantissimo, però è stata tanta fatica, Saverio, tanta. Antonio non indicava, voleva il ciuccio e non indicava, voleva l'acqua per bere e non indicava. Se era infastidito, sbatteva la testa contro il muro. Tum. Era il suo modo per dire non mi piace. Noi facciamo tante attività. Compleanni, piscina, ludoteca, gonfiabili. Anche le terapie poi, tutte quelle basate sulla scienza. E poi ha iniziato ad alzare lo sguardo. Ed ogni volta, ad ogni pezzettino di sguardo alzato, noi partivamo con applausi, bravo, felicità. E lui capiva. I bambini con autismo capiscono. A loro manca la chiave di lettura del mondo, ma capiscono. Il 17 luglio del 2015 Antonio alzò il dito alto per indicare l'acqua che scendeva da una fontanella. Antonio aveva imparato ad indicare. E per noi il 17 luglio è una festa. È il giorno del compleanno. E quindi il 17 luglio si festeggia. Perché ho accettato di raccontare? Perché nel mio dolore, nonostante avessi tante persone intorno, mi sono sentita comunque sola, alle volte troppo sola. E quindi mi racconto per gli altri genitori e per l'importanza della diagnosi precoce. E poi racconto perché tutti sappiano che se vedete un bambino al supermercato che si butta per terra o fa le bizze, è perché magari per lui è difficile, è un contesto rumoroso, faticoso da gestire. Magari sta imparando, non c'è ancora riuscito, ma sta imparando. E non occorre giudicare. E nessun bambino è la sua diagnosi.